direttamente da Sassuolo, Alberto Bertoli. Molte grazie. Andremo a pescare dal fantastico repertorio della Bottega Bertoli a racconti, aneddoti, e da questa interazione vedremo cosa uscirà fuori. E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi. Uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Pokémon Go è un videogioco basato sulla realtà aumentata geolocalizzata con GPS. Signora, ce l'ha? Il GPS? No, il bypass, il GPS. Poverina starà pensando, a me mi hanno già trovato il colesterolo e diabete. Se mi trovano pure il GPS, questi mi ricoverano. In America, una ragazza di 19 anni, mentre giocava a Pokémon Go, ha trovato un cadavere. Sapete secondo me chi dovrebbe giocare a Pokémon? I carabinieri. Ho sempre odiato i porci e i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro, un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo disaperto nel futuro. Sindaco, dai che siamo degli avvocati più quotati, se mi denunciano mi difendi, sì. A parte se, oh, puoi essere bravo quando vuoi, ma una causa contro santibeati.it, ma quando vinci? Ci servirebbe un miracolo, ma ce l'hanno loro. È la vita. Ti chiamano errori, eppure il vento soffia ancora, spruzza acqua alle navi sulla prora. E sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Eppure sfiora le campagne, accarezza sui fianchi le montagne. E scompiglia le donne tra i capelli, corre a gara in volo con gli uccelli. Eppure il vento soffia ancora. Non è finita, finisce così.